La luce di queste sorgenti ritrae la vastità dello spazio in una singola immagine. La vista panoramica unisce quattro istantanee e un totale di circa 30 ore di esposizione. Secondo le stime dei ricercatori, in questa immagine sono visibili 50.000 fonti luminose che splendono nel vicino infrarosso, misurate dai rilevatori del James Webb Space Telescope. Una stella in primo piano nella nostra galassia mostra i caratteristici picchi di diffrazione di Webb, prodotti quando la luce si piega attorno ai bordi dei segmenti esagonali che compongono lo specchio primario e secondario del telescopio. La vista di Webb mostra tre ammassi di galassie massicce che si uniscono per formare un megaammasso. Appaiono come sorgenti bianche e brillanti, circondate da un bagliore nebuloso. Queste regioni sono di particolare interesse per gli astronomi, poiché la concentrazione di massa è così abbondante che la gravità deforma il tessuto dello spazio-tempo, dando origine a una curvatura meglio nota come lente gravitazionale. Questo effetto funziona come una lente di ingrandimento e può essere utilizzato per osservare fonti di luce molto distanti che altrimenti sarebbero inosservabili persino per Webb. Queste fonti molto lontane appaiono rosse e alcune di esse rivelano galassie nell'universo primordiale. Una sorgente in particolare appare estremamente intrigante e compatta come un minuscolo punto rosso. È probabile, secondo i ricercatori, che si tratti di un buco nero supermassiccio nell'universo primordiale. I dati NIRSPEC misureranno la distanza di questi oggetti e forniranno nuovi dettagli sulla composizione delle fonti selezionate, svelando informazioni finora inaccessibili sugli inizi del nostro universo e su come si è evoluto nel tempo.